fatto una brutta scoperta. La Via del Sale domani è chiusa. Io ho chiesto, ma se arrivo stasera posso entrare e poi eventualmente uscire domani mattina se pernotto lì? Sì, cioè, però domani mattina dovresti scendere subito perché è divieto d'accesso ai mezzi motorizzati, bla bla bla. Quindi vediamo. Se non becco traffico dovrei farcela. Ci siamo, quello è il Colle di Tenda, siamo a Limone Piemonte. Alta Via del Sale, esatto, di qua, 11 km. Siamo già stati su questa salita, quando siamo andati sul Colle di Tenda 2 anni fa. Di là si va al Colle di Tenda, dove siamo andati l'altra volta, e di qua andiamo verso la Via del Sale, che l'altra volta era chiusa per neve. Siamo già sterrati. Vedo la stazione d'ingresso. Spettacolo. Ciao. Ciao. Avevo una prenotazione, ma ho chiamato per cambiare data. Mi avete detto di venire qua tranquillamente con il codice. Ecco te. Grazie mille. Posso prendere anche lo sticker? Sì. E volevo fare anche una domanda, un'informazione. So che domani è chiusa la via, ma se per caso pernottassi all'interno, poi domani mattina posso tranquillamente uscire senza problemi? Ci sono limiti di orari magari? Ma se dorme può uscire domani mattina quando vuole. Allora, domani la strada è chiusa, poi c'è il mattino presto, prima delle 9, e qua okay. Si torna a dormire solo al Colle del Signore. Solo al Colle del Signore? Sì. Ok. Dormi in rifugio, dormi in tenda lì, non è che ti fermi a casa, dormi a casa. C'è un parcheggio. Ok, quindi lo riconosco. Sì. E stai lì o nel rifugio. Domani mattina quando ti svegli vai in rifugio, ti fai timbrare il biglietto e con questo puoi uscire. Ok. Il casellante dall'altro è autorizzato a farti pagare un'altra volta, se vede che okay. Hai fatto timbrare il biglietto. Va bene, tutto lì. Perfetto, gentilissimo, grazie ciao. Mille, ciao. Buona giornata, ciao. Serata ormai. Non ti ho dato i 2 euro del adesivo. Allora. Inizia la salita della Via del Sale, ci fermeremo, come hanno detto i casellanti, al rifugio, al Colle dei Signori. Devo assolutamente ricordarmi, me lo sono messo 2 volte come sveglia, timbrare il ticket, non voglio pagare 15 euro anche domani. Soprattutto devo uscire entro le 9 del mattino. Che caldo, speravo fossimo già arrivati all'altitudine massima, invece no. Ah però che vento! Guarda mamma dove sono arrivato! Bello, è questo il tornante famoso. E questa è una brutta pietraia. Brutta. Ah, viva la sabbia. Spaziale. Mamma mia che fatica, oh. Ah, ho le braccia spaccate, pure le spalle. Non dovrebbe mancare molto il rifugio.
500 metri al rifugio. Dai, dovremmo essere al rifugio. Il ragazzo ha detto puoi metterti al parcheggio. E al rifugio non si può arrivare in moto, quindi per forza direi che mi metto al parcheggio. Che bella la visione del rifugio. Andiamo a chiedere di timbrare, va. Lì c'è il rifugio e a quanto pare l'unico posto in cui prende è questo palo, che immagino abbiano segnato apposta per indicare le persone dove andare ad avvisare i cari. E montiamo qui sta tenda. Buon appetito, visto che siamo praticamente in Francia. Lascio qui la moto e la tenda per andare al palo a salutare i miei cari per la buonanotte. Mannaggia, lo sapevo già che non si poteva volare col drone, ma vedere il cartello proprio fa male. Andiamo verso il rifugio con questo tramonto incredibile. A parte che siamo ad altezza nuvole, ma c'è proprio la nuvola qui che si muove a passo d'uomo. Tavolino high tech, paravento e coperchio rovesciato. Bisogna arrangiarsi con quello che si ha, no? Buongiorno mondo, sono le 7. Ieri abbiamo fatto 305 km, siamo a metà via del sale. Oggi sveglia alle 5:30 perché devo essere fuori di qui alle 9, se no multa, visto che oggi non è carrabile i mezzi motorizzati, devo uscire prima delle 9. Mi sono preso 2 ore per fare questi 40 minuti tecnicamente di via del sale, per eventuali foto, pause pipì, eccetera. Si riprende il viaggio, terzo e ultimo giorno. Prendo un pochino di rincorsa per rientrare nella strada perché è tutta una sassaia lì. Fanno male gli avambracci, porca vacca, cioè non ce la faccio più già all'inizio. Andiamo bene. C'è stato un incidente qui. Cani da pastore, non venitemi a... Ah no, io me ne vado. No, non sprecatevi a inseguirmi. Già finita, quindi 25 km in totale. Mi sa che è prestissimo, non c'è nessuno. Io il ticket l'ho timbrato. Se non c'è nessuno me ne vo'.
situazione pneumatici post Via del Sale. Anche questa l'abbiamo fatta. Non è stata facile. Sono molto affaticato, mi fanno male le braccia, le spalle, le mani, le gambe, i piedi, mi fa male tutto, mi fa male la schiena. Ce l'ho fatta però. Peace. C'è ancora un bel pezzettino comunque dopo la stazione di Sterrata. Lei è veramente una maleducata. È permesso? Beh. Ho incontrato un motociclista ieri al rifugio. Mi ha detto che il passo del Tanarello è abbastanza difficile. Un po' difficile? Porca troia, è tutta un trail praticamente. Sto saltando. Grazie mille per aver guardato, come al solito vi invito a lasciare un like ed iscrivervi se non siete iscritti per non perdervi i prossimi viaggi. Ciao!